presentata la prima edizione di Natale al Chiostro, una serie di eventi tra cui un presepe vivente, mostra artigianale di presepi all'interno del Chiostro di San Francesco ad Andria. Un modo diverso per immaginare il Natale facendolo rivivere effettivamente. Sì, abbiamo pensato a questa iniziativa innanzitutto perché è la festa dei bambini che vivono il momento del Natale con attesa, con emozione, quindi questa iniziativa ha proprio lo scopo di far cogliere ai bambini e ai ragazzi che sono stati coinvolti in prima persona proprio di capire il significato autentico del Natale attraverso il meraviglioso mondo dell'arte. Ecco, il programma è ricchissimo, possiamo un po' sintetizzarlo. Sì, allora al di là della rappresentazione del presepe vivente, quindi realizzato da tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Monsignor di Donna, avremo all'interno della sala conferenze la mostra straordinaria di presepi artigianali che sono delle vere e proprie opere d'arte arrivate da tutta la Puglia, e poi durante le serate avremo rappresentazioni teatrali, esibizioni di ballo, uno straordinario concerto di arpa, violini e flauti, quindi è davvero un programma molto ma molto bello. Ecco, importante anche naturalmente il coinvolgimento della scuola. Sì, infatti noi crediamo tantissimo nella sinergia, nelle reti appunto, laddove ciascuno ha la sua parte ma si interagisce in modo significativo. Stiamo cercando di, attraverso questo momento, di rievocare il momento storico, un momento storico medievale, per cui la location è stata proprio individuata appositamente, quella del Chiostro di San Francesco, proprio perché ci ricorda la nascita del presepe grazie a San Francesco. Un modo diverso di immaginare un po' il festeggiamento di questo Natale. Sì, decisamente, anzi approfitto per esplicitare un ringraziamento pubblico all'organizzazione, all'Associazione Divina Puglia, alla dirigente Lilla Bruno, ai consiglieri Lullo e Giovanna Bruno, che hanno contribuito ad arricchire il cartellone natalizio appunto della Assessorato alla Cultura. Iniziativa straordinaria, sicuramente innovativa, in continuità con quello che è già successo l'anno scorso e sul quale non poteva mancare l'apporto dell'amministrazione. Ecco, da dove nasce questa idea? Dalla voglia di valorizzare il personale umano, il capitale che noi abbiamo nelle scuole andriesi, e soprattutto dalla voglia di valorizzare delle location fantastiche che è giusto che vengano portate all'esterno e vengano apprezzate. Ecco, questa iniziativa rinviene anche un po' da un'altra che c'è stata già lo scorso anno in realtà. Sì, lo scorso anno per la prima volta in questa città c'è stata l'iniziativa dei mercatini di Natale, preso spunto proprio dal nord, e la stessa squadra, le stesse persone che lo scorso anno hanno partecipato a questa iniziativa hanno voluto portare un contributo quest'anno proprio per il presepe vivente fatto con la scuola, con i bambini. Sarà un'iniziativa lodevole, sarà sicuramente molto apprezzata. Andrea per News 24.6 di Stefano Massaro.